chi vince la Coppa di A2 spesso finisce in A1. Quello che ci auguriamo e speriamo anche noi. Gli obiettivi nostri erano uno questo, l'abbiamo raggiunto e non lo neghiamo, che la nostra ambizione, la nostra organizzazione, che oggi ha dimostrato ancora una volta che l'organizzazione e gli investimenti che abbiamo fatto quest'anno hanno dato i risultati, per cui sicuramente ci speriamo e siamo fiduciosi anche per una promozione da 1. L'organizzazione societaria fa dire che la 2 vi sta veramente stretta. Ma non lo so, io... Anche l'impianto. Io credo... Come? Anche l'impianto, la città meritano la 1. Ma noi abbiamo un po' tutto. Io credo molto nell'organizzazione, nella programmazione. Credo che noi dobbiamo continuare così, investire, a essere delle persone umili, lavorare, però credere nell'attività anche imprenditoriale che noi mandiamo avanti.